Zelcor presenta Proaris et Focis, lettura del Fantasma del Web, interpretazione di Rosanna Lia, Pilgrim Cantastorie, Het dei Naufraghi, Arsenico Nero e il Fantasma del Web. Per le tematiche di questo racconto se ne sconsiglia l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. La casa è dove sta il cuore. Plinio il Vecchio. Quando tirò simultaneamente le ante della credenza per i pomelli in porcellana, Camilla Redar vide la propria immagine riflessa sul voluminoso samovar d'argento, un oggetto sontuoso del XIX secolo. Come al solito, si concesse qualche attimo per ammirarne le cesellature floreali, prima di sollevarlo per i manici e trasportarlo attraverso la grande casa immersa nel silenzio. Uscì dalla porta sul retro, sotto la tettoia della veranda che aggirava l'intero edificio, andando a posare il contenitore su un tavolino accanto a diverse ceste piene di corteccia di betulla, rametti di abete e pigne. Al contrario dei samovar moderni, che potevano essere comodamente attaccati a una presa elettrica come un comune bollitore, quelli tradizionali andavano utilizzati all'esterno a causa del fumo liberato dal tubo centrale. Ma Camilla non trovava che questo fosse scomodo. Era lunedì 23 settembre, un pomeriggio mite. Da quando aveva imparato ad operare quell'inusuale bollitore per preparare lo zavarka, il tè molto forte che la signora Olga Pavlova era solita bere alle 5, svolgeva quell'operazione molto volentieri. Aveva un chi di rituale che le andava molto a genio. A volte immaginava di trovarsi in un oblast anziché nel Massachusetts, non molto distante da Salem. Betulle, faggi e siepi di ginepro strisciante circondavano la proprietà e l'unico suono era il richiamo delle ghiandaie azzurre che svolazzavano presso le mangiatoie. Dopo aver versato l'acqua nella caldaia, riempì il tubo centrale del samovar di pigne, corteccia di betulle e ramoscelli, accendendo il combustibile con un fiammifero. Aspettando che l'acqua iniziasse a scaldarsi, la donna rientrò in cucina. Dal piano di sopra, le note del tema del Lago dei Cigni di Tchaikovsky scendevano trionfali dalle scale. Camilla versò 3 cucchiaiate di tè nero in una panciuta teiera in porcellana Lomonosov e mise in un vassoio di latta 2 tazze, alcuni vatrushki e una ciotola di marmellata di lamponi. Quando trafficava, la presenza dell'anello che gli girava attorno alla nocca dell'anulare si faceva fastidiosa. La portava da soli 9 mesi e ancora non era abituata. Tornò fuori. Dal samovar fluiva una densa nube di fumo dal delicato aroma di resina. Pose la teiera sotto al rubinetto, colmandola di acqua bollente. Fatto ciò, rientrò ancora una volta reggendo il vassoio, infilandosi una copia del Salem News sotto al braccio prima di risalire la scala che portava al piano superiore, marciando sulla spessa passatoia che copriva il pavimento del corridoio. Spinse la porta con il gomito, entrando in una grande stanza dove pesanti tende occultavano le finestre. Un mobile a parete occupava gran parte del muro di fronte al letto, mentre la luce di 2 alte lampade a piantana, con un paralume in vetro Tiffany, gettavano luce screziata sulla voluminosa specchiera atreante che dominava l'angolo a est, spargendo ombre multicolore sul grande arazzo con l'esafoglio appeso sopra il letto, nonché sulle effigie lignee del dio Pirun, sulle icone della dea Mokosh e sui ricami che raffiguravano le mani di Svarog e vari Kolovrat. In alcuni quadri a olio erano rappresentate immagini che parevano ritrarre i rituali pagani, gente in tunica chiara e con ghirlande di fiori e spighe in testa che danzava attorno a vasti falò. La libreria in noce conteneva solo tomi sulle tradizioni russe, i titoli in cirillico che scintillavano lungo i dorsi. Le restanti porzioni di parete erano riservate a ritagli di giornali incorniciati e fotografie che ritraevano una giovane donna elegante e flessuosa, come un cigno che spicca il volo. Una versione molto più anziana della ragazza ritratta in quegli scatti era stesa sul grande letto. Lì accanto
stavano alcune apparecchiature mediche in aperto contrasto con la raffinatezza di quella camera. In cima a un'asta, la sacca di una flebo sgocciolava il proprio contenuto in un catetere che si snodava simile a un serpentello conficcato nell'incavo del gomito di Olga Pavlova, un cigno che non avrebbe mai più volato con leggiadria sui palchi dei più prestigiosi teatri del mondo. Non c'era quasi più traccia dei muscoli che le avevano permesso gli arabesque, i graziosi fouetté o i maestosi grand jeté davanti al pubblico. La malattia si era gradualmente abbeverata delle sue forze e del suo fisico, riducendola a uno scheletro ricoperto da una sottile pellicola di carne grinzosa. Il suo organismo riusciva ancora ad accettare un minimo di cibo, ma Camilla sapeva che era solo questione di tempo. Presto o tardi avrebbe perso l'appetito e si sarebbe spenta. Gli occhi della ex ballerina si schiusero di uno spiraglio e scrutarono l'infermiera come se non l'avessero mai vista prima. Un secondo dopo le sue labbra sorrisero. Quando sorrideva tornava a essere Odette, che cercava il lieto fine al fianco del suo Siegfried. Camilla rispose a quel sorriso, posando il vassoio su un tavolino. Intanto la musica dello stereo aveva lasciato posto al valzer dei fiori. Con fare stanco, la mano macchiata di Olga iniziò a oscillare, tenendo il ritmo. L'infermiera versò il tè in entrambe le tazze, i movimenti replicati in tre diverse angolazioni dalle tre ante della specchiera. Fatto ciò, avvolse in un panno bianco con ricamato in rosso il simbolo delle mani di Svarog alcuni dolcetti. Dopo aver creato il fagotto, si spostò verso l'angolo della stanza, occhieggiata dalle innumerevoli sculture del vasto pantheon dell'antica religione slava. Con cerimoniosità depose l'offerta sul ripiano del mobile, accanto ad alcune boccette di profumo sulle quali si era accumulato un velo di polvere sottile come cipria. Ne scelse una, togliendo il tappo intarsiato, e l'accostò alle narici, inebriandosi di quell'intensa fragranza. Per un istante si trovò a camminare in un assolato campo di menta e verbena, sotto al quale, come un fantasma, allignava il lezzo della morte emanato dal corpo della sua paziente. Posò l'ampolla e, sollevando la testa, si ritrovò a fissare il proprio riflesso. Una ragazza dall'ossatura forte e zigomi alti, proprio come le sue antenate che avevano domato l'aspra terra russa. Tutto nella sua anatomia era un connubio di forza e grazia perfettamente bilanciato. L'energia di una contadina imbrigliata nelle membra di una rusalca. I suoi capelli, di quella tonalità dorata che risplende solo nei campi dove matura il grano, erano radunati in due trecce legate attorno alla testa, come una corona. Gli occhi avevano un taglio a mandorla, castoni in cui erano fissate due splendenti acquamarine. Trascorso quel piccolo attimo di vanità, Camilla chinò il capo allo specchio con fare ossequioso, indietreggiando di alcuni passi prima di recarsi al capezzale dell'anziana. Si lisciò la gonna sulle natiche mentre si accomodava su una poltrona di cinz. L'odore che stagnava attorno al letto non la disturbava. Dopo aver assistito tanta gente nell'ultimo miglio della vita, il suo naso quasi non lo percepiva più. Il quotidiano mandò un crepitio quando lo spiegò sulle ginocchia. Le due tazze di tè fumavano sul tavolino e i dolcetti mandavano le loro glicemiche proposte indecenti. Sedotta, Camilla prese un vatrushki, addentandolo e beandosi della soffice consistenza del formaggio Tvarog di cui era ripieno. Come posò lo sguardo sul giornale, il gusto dolce commutò in un sapore amaro. Una ragazza di 26 anni ricambiava lo sguardo. Il sorriso era un'allegra mezzaluna su quel volto dai tratti asiatici, i capelli neri raccolti in uno chignon trafitto da uno spillone decorato di perle. Prima che Camilla potesse ordinargli di non muoversi, i suoi occhi cedettero al morboso impulso di saperne di più, riuscendo a leggere le righe sottostanti. La donna della foto si chiamava Veronica Lang, vista per l'ultima volta da una coppia di pensionati intervenuti all'open house del 18 settembre.
La Volvo di Veronica, il suo cappotto e la sua borsetta erano stati trovati dalla polizia all'indirizzo della casa che lei, in qualità di agente immobiliare, stava cercando di piazzare. Questo aveva originato l'ipotesi che fosse stata sequestrata mentre si trovava lì, probabilmente quando era in procinto di andarsene. Sarebbe stato molto facile approcciarla fingendo di essere interessate alla casa, approfittare di un suo momento di distrazione e sopraffarla. Non era stato inoltrato alcun riscatto alla famiglia Lang, che comunque non era benestante e sarebbe risultata poco appetibile per chi progettava un rapimento con richiesta di denaro. Si temeva il peggio. Camilla riuscì a rimettere in riga il proprio sguardo. Sfogliò il giornale cercando un articolo più vivace o comunque qualcosa che non riguardasse rapimenti e possibili omicidi. Non c'era alcun bisogno che Olga sentisse di cose simili. Trovò un trafiletto che parlava di una mostra felina. Dopo essersi schiarita la voce, accavalò le gambe e attaccò a leggere, traducendo istantaneamente dall'inglese al russo. Alle sue spalle, senza che lei se ne accorgesse, le ante della specchiera si richiusero, mostrando l'elaborato intaglio della parte esteriore. Giovedì 3 ottobre il clima si era fatto capriccioso. Ammassi di nuvole veleggiavano simili a enormi batuffoli di cotone, intente a lustrare la cupola dell'atmosfera. Le loro ombre amorfe che scivolavano sulle colline. Le raffiche agitavano gli alberi e spogliavano i rami dalle foglie, facendole volare come stormi di pipistrelli attorno al pick-up Cherokee di Dennis Radar. Guidava con le sopracciglia aggrottate, da sotto le quali lo sguardo scrutava i dintorni come se si aspettasse di veder sbucare un manipolo di predoni armati fino ai denti, sebbene il contesto non suggerisse niente di così pericoloso e degradato. Anzi, le villette di mattoni che fiancheggiavano i lati della carreggiata, ben discoste una dall'altra e immerse nel verde di alberi e siepi, restituivano un'idea di benessere. Quello era un quartiere dove molti avrebbero voluto abitare, ma gli occhi di Dennis, come cecchini esperti, andavano subito a scovare i particolari che lo turbavano. Dai terreni di diverse abitazioni, simili a dolmen o a totem nativo americani, emergevano grossi pali di legno sui quali erano state intagliate facce grottesche. Su alcune verande erano appesi ampi lenzuoli decorati con disegni simili a ruote, che ricordavano fin troppo bene le croci uncinate tanto di moda durante il Terzo Reich. «Si tratta solo di Kolovrat, raffigurazioni solari». Gli aveva spiegato sua moglie Camilla quando lui aveva esternato le proprie preoccupazioni. «Non sottintendono niente di malvagio. O pensi forse che mi sarei unita a loro se avessi avuto anche il minimo dubbio che fossero degli estremisti?» Malgrado tali rassicurazioni, i timori di Dennis non si erano placati. Sapeva che certi simboli, nel corso dei secoli, erano stati utilizzati spesso a sproposito, snaturando il loro significato originario, ma più passava il tempo e meno era felice che Camilla avesse aderito alla Rodnoveria, un movimento neopagano che mirava la riedificazione di culti praticati dalle popolazioni slave antecedente all'evangelizzazione cristiana. Di per sé, almeno all'inizio, non ci aveva visto niente di insolito allarmante. Camilla era una donna adulta e se celebrare antiche usanze del suo popolo le faceva piacere, chi era lui per opporsi? Magari la religione era un mero pretesto per socializzare con altri russi di seconda o terza generazione, per riscoprire le proprie radici e poter utilizzare liberamente la propria lingua. E anche in questo non aveva visto sbagli. Forse il suo malcontento derivava tutto dall'aver conosciuto Viktor Stasov. «Amore, è rosso!» Ridestandosi dai suoi ragionamenti, Dennis premette il freno. Il pick-up si fermò davanti al semaforo con un lieve sussulto. Inviò alla moglie un imbarazzato sguardo di scuse, al quale lei rispose con un sorriso. «Grazie». «Per cosa?» «Per tutto. Non è un periodo facile, questo». La mano di Dennis si intrecciò a quella della moglie. Tra lei e la signora Pavlova si era instaurato un rapporto che andava oltre il semplice schema infermiera e paziente. La sua morte, benché ampiamente prevista, era stata comunque molto sofferta
Era stata Olga Pavlova a introdurre Kamila alla rodnoveria, accompagnandola durante l'abbandono dei costumi ortodossi. Solo due giorni prima avevano partecipato alle esequie. Dennis non aveva potuto fare a meno di sentirsi un po' a disagio, circondato da quella gente vestita di tuniche bianche che salmodiava in russo davanti a un tempio fatto di travi di legno, senza contare tutto l'acquartieramento di giornalisti che scalpitavano oltre il muro di cinta, sicuramente indispettiti dal non poter assistere al funerale di una delle più importanti danzatrici del XX secolo. Riguardo il contesto, gli era parso tutto artefatto impostato, ma alla fin fine, quale religione non lo era? Il dolore che aveva scorto nel volto di sua moglie e in quello degli altri partecipanti a quell'insolito funerale era autentico, tanto gli era bastato. È stata molto cara a lasciarti un po' di mobilia. Mi spiace di averti tirato in ballo, ma senza un pick-up trasportarla sarebbe stato impossibile. Quando ti lamenterai di nuovo che inquinano, ti ricorderò di questo giorno. Lei alzò gli occhi al tettuccio dell'abitacolo. La sua comunità, tra i vari precetti, incentivava l'ecologismo e l'abbandono dei mezzi fortemente inquinanti. Quasi tutti i membri si spostavano in bicicletta, in calesse o con auto elettriche. Strano che Victor non si sia offerto di portarla da noi in spalla per mostrare la virilità di figlio di grande madre Russia. Kamila gli diede un colpetto sulla coscia, mandando un'occhiata di blando rimprovero. Ci sarà anche lui a dare una mano, quindi sii carino. Lo sono sempre. Chiedilo a chiunque mi conosca e ti dirà che Dennis Rader è la persona più carina del mondo. Mentre parlava, colse qualcosa a sbandierare sul palo del semaforo. Sul foglio, in bianco e nero, il viso di Veronica Lang sorrideva da sotto la scritta a caratteri cubitali: «Avete visto questa donna?» «Verde!» «Eh? Come?» «Amore, il semaforo è verde!» Il Cherokee attraversò l'incrocio e dopo un tragitto di un quarto d'ora si fermò di nuovo, stavolta davanti a una magnifica abitazione in stile Tudor, con i tetti grigi dai quali gli abbaini facevano capolino e facciate a graticcio ombreggiate dagli alberi. Davanti agli alti cancelli in ferro battuto, unica breccia nel muro che centava la proprietà, stava un trio di omaccioni intenti a fumare. I loro visi mostravano lineamenti est-europei, ma benché due di loro vestissero abiti comuni, il terzo, che era pure il più grosso, indossava una sorta di casacca di lana azzurra con passamanerie che decoravano polsi e scollatura, stretta in vita da una cintura alla quale era agganciato un borsello di cuoio. Pareva una comparsa di Vikings durante una pausa caffè. Spero non abbia parcheggiato il cavallo in doppia fila. Commentò Dennis sogghignando l'occhiataccia che sua moglie gli lanciò. Come se avesse captato che si stava parlando di lui, la testa di Victor Stavus si volse e i suoi occhi d'un azzurro gelido, stretti come spiragli, conficcarono nel viso di Dennis uno sguardo tanto acuminato che quasi ne sentì la puntura. Non si sentiva mai a suo agio quando c'era Victor nei dintorni e ancora non aveva capito cos'era del suo aspetto che lo turbasse tanto. Era alto più di 1,90 m, largo come un armadio, con un lieve accenno di pancia che contribuiva a dare forza alla sua figura. Pareva perfettamente in grado di abbattere un albero tutto da solo e trasportarne il tronco in spalla. Portava i capelli molto lunghi, stretti con un laccio di cuoio. Erano dello stesso biondo di quelli di Kamila. La barba che gli copriva guance e mento, scendendogli sul petto come un ispido alveare, era di una tonalità più scura, tendente al rossiccio. Nel complesso a Dennis dava l'idea di un santone d'altri tempi, un giovane possente Rasputin biondo dallo sguardo ipnotico, capace di manovrare i propri adepti con il suo fare carismatico. Di sicuro Victor Stavos era nella posizione adatta per manipolare la gente, essendo il Volkv della sua comunità, un sacerdote della fede nativa slava. Nonostante la notevole muscolatura impiegata nel lavoro, la specchiera si mostrò restia ad abbandonare la camera dove era rimasta tanto a lungo. Dopo aver applicato del nastro adesivo sulle ante in modo che non si aprissero durante il tragitto, i quattro uomini sbuffarono e diventarono paonazzi mentre la trasportavano giù per le scale, attraverso il viale e poi sul pianale del pick-up.
ma mentre Dennis aveva la sensazione che gli si fossero stirati tutti i muscoli della schiena e che l'indomani avrebbe dovuto chiamare un carro attrezzi per alzarsi dal letto, i tre russi erano solo leggermente sudati. Victor in particolare dava l'idea di poter rifarlo altre tre volte, senza problemi. Il secondo round avvenne nella casa dei Radar, quando Dennis, Victor e altri due amici di Camila dovettero condurre il pesantissimo mobile giù per la rampa di scale che conduceva al seminterrato. «Mettetela qui, in questo angolo», indicò Camila, precedendoli verso la parte della stanza rivolta a est. Quando finalmente la specchiera fu posizionata nel punto giusto, Dennis ebbe l'impressione di rinascere. I muscoli delle braccia gli tremavano di sforzo, aveva il fiato corto e sentiva il sudore impregnare la camicia di jeans che indossava. Intanto, da un mobiletto, Camila aveva estratto una bottiglia di kvass e alcuni bicchierini. «Io passo», sbuffò Dennis. Poteva anche passare per sciovinista, ma se proprio doveva bere qualcosa, preferiva un'americanissima Budweiser. Victor e gli altri due tizi, uno dei quali era il nipote di Olga Pavlova, accettarono il premio per la loro fatica e iniziarono a conversare con Camila in russo. Dennis represse il proprio fastidio. Trovava maleducato che parlassero in un'altra lingua con lui presente. Prendendo ampi respiri, rivolse la propria attenzione alla specchiera, liberandola dalla fasciatura di nastro adesivo. Poteva essere poco maneggevole, ma ciò non toglieva che fosse un gran bell'oggetto d'antiquariato, anche a occhi profani. Doveva essere in palissandro e dava l'idea di avere 200 anni, forse perfino 300. Tra forature di tarli e segni di vario tipo testimoniavano un passato avventuroso. Quante cose avrebbe potuto raccontare questa vecchia signora se solo avesse avuto il dono della parola. La mano di Dennis tastò l'elaborato intaglio che fregiava le ante. Sulle prime faticò a capire cosa rappresentasse, ma poi colse forme di animali che parevano aggrovigliarsi e riconobbe un cane, un gatto, un serpente e un orso. Formavano quasi un unico corpo. Quell'oggetto non stonava per niente in quel seminterrato che, di fatto, ricordava molto la stanza di Olga Pavlova. Camila l'aveva convertito a proprio spazio privato, drappeggiando le pareti con arazzi recanti simboli religiosi e stipando mensole e scaffali di oggetti di natura sacra. I quadri alle pareti rappresentavano emblematiche scene del folklore russo, mentre nell'armadio stavano riposti i suoi abiti da cerimonia. Il posto occupato dalla specchiera era anche quello più affollato di oggetti, icone e statuette di divinità, i cui nomi Dennis non sarebbe mai riuscito a pronunciare senza il serio rischio di una parese ai muscoli facciali. Spalancò le ante e tre versioni di se stesso, da tre diverse angolazioni, parvero salutarlo. Un uomo di mezza età, di statura e altezza media, i capelli bruno rossicci che andavano a diradarsi sulla sommità del capo, baffi e pizzetto che accoglievano qualche pelo bianco, occhi azzurro fumo dietro lenti da presbite, sottolineati da una mascherina di lentiggini. Si teneva in forma, ragion per cui la stoffa della sua camicia non formava un tumulo di birra sul ventre. Nessuno l'avrebbe mai scambiato per Chris Evans o Jake Gyllenhaal, ma se era riuscito a mettere un anello al dito a un tipino come Camila Prusakova, qualche qualità doveva pur averla. Abbassò lo sguardo. Sotto al piano della specchiera stavano quattro piccoli cassetti con la maniglia in bronzo. Sapeva che Camila li aveva già svuotati del loro contenuto per evitare che le boccette di profumo si rompessero durante il trasloco, ma Dennis li aprì ugualmente uno alla volta, tanto per assaggiare il loro scorrimento sulle guide. «Tesoro, ti spiace se vado al tempio con Victor? Stasera c'è una commemorazione per Olga. Tornando posso portare del cibo indiano, che dici?» Si voltò e stava per risponderle quando un dolore acuto gli azzannò brutalmente il pollice. Mandando un urlo che rimbombò nel seminterrato, Dennis sfilò di scatto il dito dal cassetto, portandosi la mano al petto. «Dennis, che ti sei fatto?» «Cristo, che male!» Le lacrime gli erano risalite agli occhi a causa del feroce pulsare che gli martoriava quella sensibile terra di nessuno dove l'unghia del pollice si infila sotto la carne. Più intensa della sofferenza c'era solo l'umiliazione di aver offerto quello spettacolo agli occhi di Victor e dei suoi compari. Di certo, se una cosa simile fosse capitata a uno di quei cosacchi, sarebbe stato il cassetto a subire i danni peggiori.
Ci mettiamo sopra del ghiaccio. No, no. Rifiutò Dennis, sentendo l'imbarazzo scaldargli il viso, evitando di guardare in direzione di Victor. Tentò di abbozzare un sorriso stoico, riuscendoci solo per metà. Mi sono chiuso il dito nel cassetto. Manco so come ho fatto. Poi... Sì, vai pure dove vuoi. Ci vediamo dopo. Attese fino a quando non ebbero risalito la rampa di scale. Poi poté abbandonarsi all'infantile bisogno di succhiarsi il pollice offeso. Faceva un male d'inferno quel bastardo. Probabilmente gli sarebbe caduta l'unghia. Mentre tentava di far fronte al dolore, indirizzò al mobile uno sguardo rancoroso che lo specchio gli rispedì indietro. Dennis Radar spalancò le ante della credenza, prendendo due bicchieri dal ripiano. Gettò un'occhiata fuori dalla finestra. Contro le ombre del crepuscolo, gli alberi del giardino si curvavano sotto le raffiche. I cespugli di camelia somigliavano a chiome arruffate lungo il perimetro del cottage che fungeva da dépendance. Camilla scoperchiava le confezioni. Nuvole di vapore che sapevano di cashmere naan, pollo tandoori, cumino e curry speziavano l'aria della cucina. La TV era accesa su un programma che parlava della vita di Olga Pavlova e sullo schermo si susseguivano immagini di lei che piroettava in tutù alla Scala, al Bolshoi e al Boston Opera House. Camilla smise di trafficare, rapita da quelle immagini, mentre la voce dello speaker ripercorreva i momenti salienti della vita della ballerina, nata nel 1929 da una coppia di immigrati russi, giunti in America con solo una vecchia specchiera e tanta speranza. Quell'affare deve valere moltissimo, osservò Dennis apparecchiando la tavola e versando da bere. Potremmo venderla e farci un'auto nuova. Che ne dici? Camilla si voltò verso di lui scandalizzata. Scherzavo! Beh, capirai se quella specchiera non mi è molto simpatica. Le mostrò il pollice incappucciato da una fasciatura. Una bolla nera gli si era gonfiata sotto l'unghia. Frattanto, alla TV, venivano trasmesse immagini riprese durante il funerale, anche se le telecamere erano riuscite a cogliere solo il momento in cui il corteo entrava nell'area sacra, accanto al Tempio del Fuoco. La voce fuori campo spiegava di come Olga Pavlova avesse abbandonato la dottrina della Chiesa ortodossa per convertirsi alla fede dei nuovi slavi in tenera età. Dennis e Camilla si sedettero, servendosi dai contenitori di cartone. Nel mentre, il programma aveva lasciato spazio a un'edizione del telegiornale. Sollevarono entrambi la testa dai piatti, nell'udire che il corpo di Veronica Lang era stato scoperto quel pomeriggio, in una zona boscosa presso Salem, abbandonato in un torrente. «Con questo, il macabro conteggio di giovani donne assassinate sale a 3», dichiarò in tono grave il giornalista in giacca antracite. Come ricorderete, Tilly Hutchinson, 27 anni, è stata dichiarata scomparsa il 20 giugno per poi essere trovata morta il 30 dello stesso mese, mentre il 5 agosto Aisha Salib, 22 anni, è stata ritrovata nella piscina di una casa abbandonata, 4 giorni dopo che la famiglia ne aveva denunciato la sparizione. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, il tenente Janine Brown ha confermato che in tutti e 3 i casi vi sono elementi molto simili, quali gli abusi sessuali e la morte per annegamento, il che renderebbe la presenza di un serial killer un'ipotesi drammaticamente concreta. Pare inoltre che l'FBI, intervenuta per dare un contributo alle indagini, abbia riscontrato affinità tra questi 3 delitti e alcuni omicidi avvenuti nel Maine nel corso del... La frase venne troncata a metà quando Camilla spense il televisore, posando bruscamente il telecomando accanto a sé. Rivolse al marito uno sguardo per metà colpevole e per metà di sfida. Preferirei non dover sentire di donne trucidate mentre ceno, se non hai nulla in contrario. Assolutamente d'accordo. Dell'altro cashmere naan, tesoro. La cena trascorse senza altri intoppi. E quando decisero di salire in camera da letto, fecero l'amore con foga, annusando l'aroma di curry del quale i loro capelli si erano impregnati. Dopodiché, sudato e piacevolmente stanco, Dennis rotolò nella propria metà del letto e lì si addormentò, fino a quando la sua coscienza non venne ripescata fuori dal torpore come un pesce attaccato all'amo.
ci mise un po' a capire che il gemito che stava sentendo non faceva parte dei suoi sogni, ma era il suono del vento che piallava il tetto. Si rese conto che a destarlo era stata la terribile arsura del cibo pieno di spezie. Nel mettersi goffamente a sedere per raggiungere la brocca d'acqua che lasciava sempre sul suo comodino, notò che si era svegliato in un letto vuoto. Stropicciandosi la faccia e biascicando con la bocca impastata, il primo pensiero fu che Camilla si fosse sentita male. Quindi recuperò i boxer e se li infilò mentre usciva in corridoio, raggiungendo il bagno. Sua moglie lì non c'era. Strizzando gli occhi infastiditi dalla luce, controllò l'orologio appeso sopra lo specchio. Era 1:30, il che significava che il suo sonno si era interrotto dopo appena 30 minuti. Scese da basso, accorgendosi che nel fantasma olfattivo lasciato dalla cena etnica fluttuava un altro aroma balsamico e strinato: foglie bruciate. Un lieve allarme gli pulsò nel petto mentre seguiva quella traccia nella casa semibuia, lasciandosi guidare attraverso la porta spalancata che conduceva al seminterrato. Lì non solo l'odore era più intenso, ma risaliva un mormorio appena percettibile, la voce di sua moglie che bisbigliava qualcosa in russo. I piedi nudi di Dennis non produssero suoni mentre discendeva la rampa, trovandosi con stupore in una perfetta ambientazione per un film di sette sataniche e riti pagani. La luce di una decina di candele cullava le ombre sugli arazzi e sulle facce scolpite nel legno, ricalcando il profilo della donna con uno scintillante tratto dorato. Lei indossava una tunica bianca dalle passamanerie scarlatte, le braccia levate in alto. Sorreggeva una scodella dalla quale colavano pesanti riccioli di fumo che disegnavano spettri di seta nell'aria. Prima che lui potesse parlare, Camilla lo individuò nel riflesso della specchiera e si volse di scatto, gli occhi strabuzzati. «Dennis, mi hai fatto prendere un colpo. Che ci fai qui?» «Stavo per chiederti la stessa cosa. Devo chiamare un esorcista o una clinica psichiatrica?» Lei si irrigidì, lo stupore che svaniva sotto l'offesa. «Stavo purificando.» «Purificando?» «Sì, purificando.» «Perché a quest'ora?» «Non volevo essere disturbata, ma a quanto pare sembra sia impossibile fare qualcosa senza essere interrotti. Se ho parlato troppo forte...» No, mi sono svegliato perché avevo sete e non ti ho vista a letto. Pensavo ti fossi sentita male e sono venuto a cercarti.» Questo parve rabbonirla. «Senti, perché non vieni a dormire adesso?» «Ho quasi finito. Tu intanto torna pure di sopra, io arrivo subito.» Ma Dennis, invece, fece qualche passo attraverso il seminterrato, allungando il collo e cercando di vedere cosa lei avesse posato sul ripiano della specchiera. Parevano involti di stoffa bianca. Prima di riuscirvi, Camilla aveva chiuso sbrigativamente le ante. «Dennis, per favore, lasciami finire e arrivo, va bene?» «Ok, va bene. Allora buona purificazione, o quello che è.» Decisamente incredulo, Dennis risalì la scala e si diresse nella camera da letto, sempre più dispiaciuto che Camilla avesse deciso di far parte della congrega di impazziti capeggiata da Victor Stavos. Con una bottiglia di Budweiser in una mano e una radio portatile nell'altra, Dennis Rader uscì dalla porta sul retro e aggirò l'angolo della casa, diretto alla legnaia ubicata tra l'abitazione e la dépendance. Era un sabato pomeriggio limpido e assolato, con il cielo che pareva un uovo di petti rosso e l'aria che già serbava il brivido di un inverno ancora embrionale. Le chiome degli alberi del loro terreno, abbastanza fitte da occultare le villette limitrofe, stavano indossando la livrea rossa e oro. Ruotò la manopola della radio finché non trovò un brano di John Mellencamp, quindi l'agganciò al ramo della betulla più vicina.
Nel farlo, lo sguardo gli cadde su lunghe strisce di stoffa variopinta che oscillavano dalle fronde. Le aveva messe Camila mesi prima, in onore di chissà quale atto di devozione alla madre terra, agli spiriti della natura o qualcosa di simile. Questo gli ricordò quel che aveva visto alla TV la sera prima. Camila non c'era, uscita per qualcuno dei raduni serali organizzati dalla sua comunità. Se così non fosse stato, avrebbe commentato con vivace disapprovazione quel che il programma stava affermando proprio nei riguardi della rodnoveria. Dennis beve un sorso di birra fresca e, dopo averla posata vicino alla finestrella rettangolare a filo del terreno che fungeva da presa d'aria del seminterrato, staccò dalla parete della legnaia, si tolse la camicia e prese a spaccare ciocchi. Era un lavoro di puro automatismo che poteva svolgere senza coinvolgere la mente, la quale fu subito libera di tuffarsi nella preoccupazione. Nonostante Camila lo avesse più volte rassicurato sull'estraneità della comunità di Victor Stavos a correnti più radicali, le notizie apprese in TV la sera prima lo avevano spinto a chiedersi se non avrebbe dovuto impedire che sua moglie fraternizzasse con gente simile. Se si fosse trattato solo di addobbare i rami di un albero o qualche litania di gruppo attorno a un palo scolpito, non avrebbe perso 5 minuti a pensarci, ma pareva che la questione fosse ben più oscura. La morte di Olga Pavlova, una personalità di spicco che non aveva mai fatto mistero della propria devozione agli antichi culti precristiani, aveva avuto come effetto il porre sotto i riflettori l'intera rodnoveria. Dennis aveva avuto un tuffo al cuore nell'apprendere che quelle correnti religiose, da sempre votate al ripristino delle tradizioni, ma anche al rinnovo di una struttura sociale conservatrice, si accostavano di frequente a movimenti antisemiti, anticristiani e nazionalisti. In tal senso erano emblematici episodi di profanazioni di chiese a Minsk, mentre a Mosca nel 2009 un gruppo di neopagani denominato separatisti slavi, formato per lo più da adolescenti, si rese responsabile di veri atti di terrorismo finalizzati all'epurazione etnica, uccidendo e piazzando bombe in luoghi frequentati da musulmani o da persone etnicamente non russe. Anche gli asiatici, agli occhi di alcuni esponenti di tale movimento, erano un nemico da contrastare e da combattere, visti come promotori di elite politiche finalizzate alla conquista del mondo. Infuocati da queste teorie complottistiche e guidati da un patriottismo che rasentava il patologico, molti gruppi legati alla rodnoveria manifestavano il loro pensiero con metodi bellicosi. Il programma non aveva mancato di affermare che sarebbe stato ingiusto additare i seguaci della fede nativa slava come un manipolo di violenti complottisti dediti al massacro. Come ogni dottrina, anche questa era frammentata in tante micro-realtà più o meno tolleranti, alcune delle quali rifuggivano i comportamenti antisociali e il razzismo. Il vero problema era costituito dal fatto che prevedere quale gruppo celasse idee estremiste era praticamente impossibile, così come erano incalcolabili gli effetti che il recente clima antirusso scaturito dal conflitto poteva influire su persone che di per sé vedevano la propria identità culturale minacciata da altre religioni e altre etnie. La lama piatta della scure scivolò nel pezzo di legno, dividendolo a metà. Con le braccia tremanti di sforzo, Dennis usò un lembo della canottiera per tamponarsi il sudore dalla faccia. Contemplò la piccola catasta che si era formata man mano, annuendo con soddisfazione. Decise che si meritava un sorso di birra e andò a raccogliere la bottiglia, dando una golata. Intravide una massa scura scivolare verso la base del collo della bottiglia. Staccandosela subito dalle labbra, la sollevò in controluce, cercando di capire cosa vi fosse finito dentro. Un'ombra scura spiccava sotto al vetro arancione, galleggiando sulla superficie schiumosa della bevanda. Gli occhi di Dennis sgranarono come se potessero saltargli fuori dalle orbite. Assediato da una nausea repentina, lasciò andare la bottiglia, che schiumò dal collo sull'erba del prato senza rompersi.
Il topo morto risalì insieme alla birra, restando incastrato nella strozzatura del recipiente. Un sudore gelido ricoprì le spalle di Dennis. Aveva appena bevuto un sorso con quella cosa schifosa a mollo. Al solo pensarci, lo stomaco danzò un isterico buchi-buchi nel suo ventre. Gli intestini gli si torsero come serpi. Fece appena in tempo ad appoggiarsi al tronco dell'albero, con i festoni colorati che gli solleticavano la schiena, prima che il disgusto gli facesse rigettare il pranzo. Ansimando, con i muscoli scossi dai brividi, indirizzò il suo sguardo appannato prima alla bottiglia riversa accanto alla scure e poi alla finestra del seminterrato, un perfetto rettangolo di oscurità. Contrariamente a quanto gli pareva di ricordare, il vetro basculante era sollevato anziché chiuso. Prima che tale pensiero potesse fissarsi nella sua mente, altre dolorose contrazioni lo fecero piegare in avanti, spremendoli dal corpo ultimi schiumosi filamenti di bile. Il chiarore della plique si rifletteva sul perlinato che rivestiva il sottotetto, creando una soffusa luce tinta miele alla quale Dennis Reddar contemplava la sua collezione. Si era creato quella piccola alcova tutta sua, dove poteva allontanarsi dal mondo, dai clienti per i quali faceva da consulente finanziario e dalle assurde amicizie di Camila. Uno spazio in cui riflettere in pace, studiando gli esemplari che aveva raccolto, lasciando che sbloccassero i ricordi ad essi legati. Fin da quando aveva memoria, era sempre stato un collezionista, anche se alcuni lo avrebbero definito un accumulatore seriale. Non era quel genere di persona che iniziava a conservare la stessa tipologia di oggetti, ma piuttosto qualcuno che raccoglieva tutto ciò che colpiva la sua fantasia, a prescindere dal valore o dalla coerenza con quel che già possedeva. C'erano bottoni, medaglie, monete, calamite, pettini, piume di uccello, persino caramelle ancora incartate. Agli occhi di un estraneo, il suo assortimento appariva come un accumulo di cianfrusaglie, ma Dennis ne era gelosissimo. Una volta, quando aveva 10 anni, sua madre aveva gettato via una sua raccolta, scambiandola per spazzatura, e lui si era arrabbiato al punto da scagliare una scarpa contro la TV. Era un aneddoto che suo padre tirava ancora fuori durante le riunioni di famiglia o alle feste, trovandolo molto spassoso. Ma quella sera la sua mente non riusciva a scollegarsi su quanto accaduto nel pomeriggio. Non aveva cenato e bastava pensarci anche fugacemente per innescare un sussulto alle viscere. Aveva osservato la faccenda da ogni angolazione, ma non trovava una spiegazione che avesse senso. Che un topo fosse attratto dall'odore della birra poteva essere normale, e di certo quei piccoli appestatori avevano corpicini elastici abbastanza da potersi spingere anche in pertugi larghi quanto il collo di una bottiglia, ma non si spiegava come avesse potuto entrarvi senza farla cadere. Inoltre, Dennis aveva bevuto varie volte, l'ultima solo qualche minuto prima di scoprire l'animaletto. Possibile che fosse annegato in un lasso di tempo così breve? Forse i fumi dell'alcol l'avevano stordito, ma ammesso che si fosse trattato di un topo ninja, capace di prodezze quali scivolare dentro una bottiglia posizionata in verticale senza rovesciarla, e che tale abilità l'avesse condotta a una fine che molti alcolisti gli avrebbero invidiato, Dennis ancora non si capacitava del fatto che la finestra del seminterrato era aperta, mentre lui era sicuro di averla vista chiusa quando aveva posato lì accanto alla birra. Oddio, forse sicuro era un parolone. La verità era che non ci aveva fatto caso, ma quelle finestre di solito erano chiuse, a meno che Camila non si trovasse nel seminterrato e decidesse di arieggiare un po'. Ma sua moglie era rimasta via tutto il pomeriggio. Quindi le possibili spiegazioni erano due soltanto. O il vetro era sempre stato inclinato e lui non se n'era accorto, oppure casa sua era infestata da un fantasma che gli aveva ficcato un topo morto nella Budweiser. Sorrise,
ma in quell'espressione la percentuale di divertimento era piuttosto bassa. Annunciata da passi su per le scale, Camila entrò nel sottotetto. Reggeva un piccolo vassoio di latta. Ti ho portato una tisana e qualche biscotto. Sei un tesoro. Stai meglio? Sì, sì, adesso sì. Mentì Dennis, già sapendo che non avrebbe toccato né la tisana né i biscotti. Abbassò il coperchio sulla sua collezione. Ho accettato un nuovo paziente. Inizio domattina. È un impiego a tutto servizio a Marblehead. Starai via per molto? Non dipende da me, lo sai. Sicura di non volerti prendere una pausa? Preferisco stare con le mani occupate. Mi aiuterà a non pensare troppo a Olga. Parlando, abbracciò il marito da dietro, posandogli il mento nell'incavo del collo. I suoi capelli erano seta profumata di mandorla. Riuscirai a cavartela senza di me? Hanno inventato i McDonald's proprio per i mariti soli in casa. Ti prego, non ti abbuffare di quella porcheria. Sapessi con che roba è fatto il cibo che vendono. Dennis evitò di dirle che, dopo aver assaggiato birra al sapore di topo, niente sarebbe stato più un problema. Ascolta, il 10 novembre sarà il giorno di Mokosh. Se vuoi partecipare, per amor di compagnia, sei il benvenuto. Te lo dico solo per cortesia, dato che hai disertato anche la notte di Cupola e il giorno di Perun. Scordi l'equinozio d'autunno. Ho saltato pure quello. Che vuoi che ti dica? Sono un miscredente e andrò all'inferno. Noi non abbiamo l'inferno. Peccato. È il posto più divertente che noi cristiani abbiamo mai inventato. Lei gli diede un buffetto sulla fronte, prima di baciargli la guancia. Contrariamente a quanto aveva detto la moglie, Dennis Radar non andò da McDonald's la prima sera trascorsa da solo. Dopo il lavoro, molto elegante nel suo completo grigio con cravatta abbinata, si concesse una cena in un ristorante che offriva la miglior zuppa di vongole che avesse mai gustato da quando ancora viveva a Brunswick. Ben zavorrato da una generosa porzione di cibo, incontrò alcuni colleghi in un pub non distante dal tanto famoso quanto sopravvalutato Salem Witch Museum. Quando rincasò, mancava un quarto alle 11 e si sentiva piacevolmente assonnato. La sua abitazione faceva parte di una schiera di villette tutte ben distanziate e piuttosto arretrate rispetto alla strada sulla quale sorgevano. Gli alberi e le siepi dei giardini quasi le celavano alla vista. Dennis fu inglobato dall'ombra mentre camminava sulle pietre lustre di umidità del vialetto. La luce automatica posta sopra la porta, che avrebbe dovuto accendersi al suo sopraggiungere, non si attivò. Già nell'attimo in cui varcava la soglia, una sorta di sesto senso gli fece venire la pelle d'oca. Allungò un braccio nel buio, andando a colpo sicuro all'interruttore. Non funzionò. Da qualche parte venne un rumore plastico, come di contenitori che cadono sul pavimento. E all'udirlo Dennis si paralizzò, il cuore frizzante di panico stupefatto. Fece un passo indietro, i sensi allerta. Dopo qualche attimo di silenzio, altri rumori provennero dall'oscurità che saturava la casa. Il fracasso di oggetti che cadono, clangori metallici di posate seguiti dal cristallino schianto di un piatto o qualcosa di simile. Chiunque fosse entrato lì dentro, si stava divertendo un mondo in cucina. Immobile sulla soglia, rimase indeciso in un limbo tra paura e rabbia. Lo sdegnava che qualcuno avesse violato la sacralità della sua casa, ma al contempo temeva di affrontarlo. E se fosse stato armato? Oppure un drogato che agiva sotto le allucinazioni di chissà quale sostanza? Magari una porcheria che ti trasforma in un cannibale? Per qualche ragione si trovò a chiedersi come si sarebbe comportato Victor Stavus in quel frangente. Avrebbe vigliaccamente battuto in ritirata, chiamando la polizia da un vicino, oppure si sarebbe levato la camicia per combattere l'intruso a torso nudo come un guerriero cosacco, cacciandolo a pedate fuori dalla sua proprietà. Le gambe di Dennis, seppur incerte e tremanti, attraversarono l'atrio buio, spingendosi nel corridoio che portava in cucina. Armeggiò con le chiavi di casa, attivando la piccola torcia LED che fungeva da portachiavi,
avanzando nella bianca pozza di luce sul pavimento. Intanto i rumori continuavano. Sotto il trambusto gli giunse alle orecchie un ticchettio che gli ricordò il suono delle unghie di un cane sulle mattonelle. Allora si trattava di un animale, non di una persona, una qualche bestia che stava saccheggiando dispense e cassetti. Quella scoperta da un lato lo rassicurò, ma dall'altro rinfocò il timore. Sperò che non si trattasse di niente di più grosso e feroce di un procione. Nel pensarlo, cercò di ricordare se quelle bestiacce potevano diventare idrofobe. Fece un passo nella cucina, annusando nell'aria odore di cibo mescolato a un lezzo così pungente, aspro e malsano che gli si accartocciò il volto dal disgusto. Adesso sentiva gli ansimi e i grugniti dell'intruso. Doveva essere vicinissimo ormai. Levò il braccio. La luce bianca della torcia sfilò sopra uno sfacelo di barattoli rotti, contenitori e coperchi sparsi ovunque, confezioni ridotte a brandelli, salse, marmellate e altri alimenti che trasformavano il pavimento in un vero campo di battaglia. Di sfuggita notò che la porta del seminterrato era spalancata. Nell'alone luminoso entrò una figura scura e due occhi riverberarono di un'opalescenza argento verde. Non era un procione. Fu come se la temperatura corporea gli si abbassasse bruscamente di una decina di gradi. Si trovò a tremare, i muscoli trasformati in pietra e il cuore in subbuglio. La cosa che aveva davanti, dall'altro lato del tavolo da pranzo, somigliava molto a ciò che avrebbero potuto incontrare Hansel e Gretel o Cappuccetto Rosso mentre vagavano per la foresta. Un essere uscito da una favola, ma non per questo piacevole da guardare. Il lupo, perché di questo si trattava, non di un cane, Dennis non aveva dubbi a riguardo. Il lupo che ricambiava il suo sguardo aveva un pelo nero come il carbone, ispido e impiastricciato di cibo. Il suo muso lungo, che emergeva dall'enorme testa ornata di grandi orecchie appuntite, poteva essere il degno incubo di un contadino medievale. Avrebbe dovuto trovarsi tra le pagine di pergamena di un bestiario, non nella moderna cucina di un consulente finanziario del New England. Ma tutte queste considerazioni erano niente in confronto al fatto che l'animale, sempre che lo fosse, non stava accucciato. Si ergeva sulle zampe posteriori, alto quanto Dennis o forse di più, retto come un essere umano. Non gli occorreva appoggiarsi al tavolo per rimanere in tale posizione. E quando iniziò a muoversi, sebbene con un'andatura innaturale, lo fece senza apparenti difficoltà, gli occhi ardenti che non si scollavano da quelli inorriditi del padrone di casa. Come si rese conto che quella cosa gli si stava avvicinando, che tutto ciò stava succedendo sul serio, il corpo di Dennis si contrasse e balzò indietro. Ricordava vagamente che, quando si ha a che fare con un animale, mettersi a correre è la mossa sbagliata. Ma in quel frangente non riuscì a impedirselo. In preda al panico, oltrepassò di volata il salotto, raggiungendo l'ingresso con il cuore che batteva sotto al pomo d'Adamo. Aveva gli occhi fuori dalle orbite quando uscì sulla veranda, girando su se stesso per chiudere la porta. Nel farlo, intravide la sagoma del lupo che gli veniva incontro, emettendo un ringhiare basso e ostile. Una vibrazione cupa che, per quanto animalesca, aveva una ghiacciante somiglianza con il prodotto di una voce umana. L'anta sbatté sul telaio con il suono di un colpo di pistola. Dennis si affrettò ad allontanarsi, le gambe molli di spavento che sdrucciolavano sull'erba umida di rugiada notturna. Temeva di sentire lo schianto di una finestra infranta e di vedere quell'orribile sagoma corrergli dietro mentre attraversava la strada diretto alla casa dei vicini. Quando si era trasferito lì, aveva apprezzato il fatto che le abitazioni erano ben separate. Ma adesso malediceva ogni metro della distanza tra lui e altri esseri umani. Continuando a gettarsi occhiate terrorizzate sopra la spalla, ogni volta rabbrividendo al pensiero di vedere quegli occhi argento verde baluginare nell'oscurità, raggiunse la veranda dei signori Elkman.
L'alone, irradiato dalle due lampade simili a lampioni a gas sopra la porta, lo fece sentire in salvo. La luce era nemica di creature come quella che si era intrufolata nella sua cucina, pensò con incoerente sollievo. Ignorando il campanello e le buone maniere, prese a tempestare di pugni la porta con fare isterico, smettendo solo quando i signori Elkman, entrambi in vestaglia e con il viso lampeggiante di sconcerto, vennero ad aprirgli. All'operatore del 911, Dennis Weather ritenne saggio non riferire che l'animale che si era introdotto chissà come in casa sua, devastandogli la cucina, si spostava in posizione eretta come il licantropo di un film di John Landis. Temeva che l'avrebbero preso per uno scherzo, se non persino come il delirio di un pazzo o di un tossico. Quando gli addetti entrarono nella villa con gli attrezzi del mestiere, Dennis restò prudentemente dagli Elkman, in apprensione, aspettandosi da un momento all'altro urla disumane e ululati. Ma i due uomini uscirono perplessi e a mani vuote. «Abbiamo controllato tutte le stanze, ma deve aver trovato il modo di svignarsela. Alcune impronte scendono nel seminterrato e lì c'è una finestra aperta. Forse l'ha usata sia per entrare che per uscire». Dennis annuì, ma non lo riteneva per niente probabile. Un lupo di quelle dimensioni non sarebbe mai stato in grado di passare da quelle prese d'aria. Sicuri che se ne sia andato? Al 100%, ma temo abbia lasciato un gran casino. Sì, ho visto in che condizioni era la cucina. Temo ci sia dell'altro, signore. Allibito, Dennis ascoltò il resoconto della devastazione che quella bestiaccia infernale aveva causato nella camera da letto, in salotto e in entrambi i bagni. Era uno scenario così apocalittico che volle entrare a controllare di persona, sperando che l'uomo avesse esagerato, ma scoprì con sgomento nauseante che si era persino limitato nei particolari. Lo sfacelo che vide lo lasciò senza fiato. Lenzuola, cuscine e materasso erano lacerati e l'aria era imbevuta di un afrore acre e mefitico che lo obbligò a fuggire nel corridoio con i conati di vomito. Doveva aver urinato sulle lenzuola, forse defecato, anche se Dennis non aveva mai annusato un puzzo del genere. Probabilmente si trattava di un randagio ammalato. Le altre stanze non avevano subito migliore sorte, insozzate e messe a soqquadro. Solo il seminterrato era scampato alla furia della bestia, quasi avesse avuto rispetto per quel luogo pieno di oggetti e immagini sacre. Stanco, stomacato e umiliato, Dennis decise che per rimediare a quel disastro serviva un'impresa di pulizie. Ben felice di allontanarsi da quei miasmi, seguì il percorso di mattoni che arrivava fino all'uscio della dépendance, accolto dai soffitti di travi di pino, banconi di pietra saponaria e poltrone estraibili di fronte al caminetto. Due alte scaffalature mostravano libri dai titoli quali «Basi di grammatica russa» o «Vivere in Russia», «Storia», «Legge e tradizioni». Quel cottage era di solito usato da Camila come aula per i laureandi che volevano imparare il russo o persone che, per lavoro o passione, desideravano trasferirsi in Russia o avere rapporti con qualcuno di laggiù. Per prima cosa si accertò che porte e finestre fossero ben sigillate, poi andò a farsi una doccia. Aveva l'impressione che la puzza gli si fosse incollata addosso. In accappatoio e con i capelli umidi tornò nel salotto. Mentre trasformava una delle poltrone nel letto dove avrebbe dormito, vide che sul bracciolo era appoggiato un libro. Due occhi ardenti incastonati in un muso lupesco lo fissavano dalla copertina. Con un tuffo al cuore, Dennis sollevò il volume, intitolato «Viaggio nel folklore slavo», e iniziò febbrilmente a sfogliarlo. Per fortuna era in inglese, corredato di immagini a colori piene di strane creature che sorgevano dagli stagni, streghe che volavano e isbe su zampe di gallina. Trasalì quando si trovò ancora una volta di fronte al grosso cane nero dagli occhi lucenti, al centro di quella che pareva la tipica abitazione rurale russa, con tanto delle classiche stufe monumentali.
Stando al libro, la creatura era un domovoi e non era davvero un lupo. In effetti un domovoi poteva assumere varie forme di animali, tra i quali gatti, orsi e serpi, ma che veniva spesso rappresentato come un vecchio di piccola statura, dalla folta barba e dagli occhi scaltri. La sua funzione era quella di un nume tutelare, facente parte della vasta famiglia degli spiriti domestici comuni in tante culture. Le comunità est-europee rispettavano e avevano cura del proprio domovoi, recandogli offerte di cibo e imbonendolo con appellativi cordiali. In cambio, il buon demone si prodigava in mille modi per proteggere la casa e difenderne gli abitanti. Preghiere e oblazioni servivano tanto a garantirsi i suoi favori ultraterreni quanto a scongiurarne l'ira, dal momento che lo spirito, da benevolo e servizievole, poteva facilmente farsi aggressivo, tormentando i malcapitati con dispetti e violenze, trasformandosi in figure mostruose per terrorizzarli. Sedendosi sulla poltrona, lesse quel capitolo due volte. Rivide l'intaglio sulla specchiera, quel groviglio di animali e sua moglie che trafficava nel seminterrato. Rievocò il dolore lancinante del dito schiacciato nel cassetto e l'orrore di scoprire il topo morto nella bottiglia di birra. «Possibile che...» «No», scosse il capo, chiudendo il libro con fare brusco e gettandolo su un tavolino. «No, si rifiutava di credere che casa sua fosse infestata da un qualche mostro sovietico arrivato dentro una vecchia specchiera. Lo sgomentava solo all'averlo preso in considerazione». Ma quel lupo che camminava sulle zampe posteriori, con quel ringhiare che gli era quasi parso una voce umana, come poteva spiegarselo? Raggiunse la finestra e scostando le tende sbirciò all'esterno. La dimora era buia, appena visibile tra l'oscurità e la vegetazione. Intravedeva la pioggia sfumare l'aria nella fioca luce che arrivava dall'illuminazione stradale. La vergogna gli ribollì dentro. Era stato cacciato da casa sua da un fottuto animale. Ricordò il divano, il materasso rovinati, gli oggetti rotti e sparpagliati sul pavimento, quell'odore disgustoso che ammorbava l'aria. Quella bestia aveva pisciato nel suo letto, il luogo dove riposava, dove faceva l'amore con sua moglie. Pensare a Camila gli portò alla mente che il seminterrato non aveva subito alcun danno, quasi fosse protetto da un cerchio magico. Credere nell'incredibile era più facile di quanto sembrasse, come infilare il piede in una ciabatta brutta ma molto comoda. Forse era insito nell'uomo accettare spiegazioni sovrannaturali prima di quelle razionali. Ma perché ce l'aveva con lui, ammesso e non concesso che si trattasse di un domovoi? Voleva essere adorato? Voleva che gli portasse la cena, come forse aveva fatto Camila la notte in cui l'aveva beccata a fare mambo giambo nel seminterrato? Un moto di stizza lo infiammò. No, cazzo, quella era casa sua, non avrebbe servito nessuno. Scosse il capo, staccandosi dalla finestra per andare a spalancare la credenza accanto al lavello d'acciaio, dove sapeva esserci una bottiglia di Red Label. Dopo aver istintivamente controllato che contenesse solo whisky, se ne versò due dita in un bicchiere, cercando di ricordare quando era stata l'ultima volta che aveva buttato giù un liquore come fosse una medicina. Che pensieri idioti, ragionò riponendo al suo posto la bottiglia. Non c'era alcuno spirito maligno nel suo seminterrato né in nessun'altra parte della villa. Era stato un cane. Uno stupido, maleodorante cane randagio con gli occhi brillanti argento verde e ringhiare che sembrava una voce di uomo. Ci fu un frastuono di vetri infranti e qualcosa di voluminoso fu proiettato nel cottage, andando a schiantarsi contro l'angolo del caminetto con un botto legnoso. «Cristo santo!» Dennis agguantò un mestolo, schiacciandosi contro il frigorifero, preparandosi a un'aggressione. I suoi occhi, palpitanti di spavento, viaggiarono in ogni angolo alla ricerca della nera sagoma del lupo, ma videro solo i vetri infranti della finestra che luccicavano sul tappeto, accanto a una voluminosa scatola di legno simile a un'ostrica dalle valve aperte.
La riconobbe con un vuoto allo stomaco. Era il contenitore dove custodiva la sua collezione. Un velo scarlatto gli calò sugli occhi. Come una furia, Dennis Redar infilò le gambe nei calzoni, per poi indossare la camicia senza curarsi di abbottonarla. Calzò le scarpe e uscì sotto la sferza dell'acquazzone. La luce di un fulmine avvampò gelida dall'alto, e in tale bagliore repentino i suoi occhi individuarono la scure appesa alla legnaia. Andò a prenderla e marciò a passo furioso verso casa, senza sorprendersi troppo nel notare che la porta principale era spalancata, quasi a invitarlo a farsi sotto, e che le assi della veranda erano solcate da una fila di impronte fangose, alla quale si unirono le sue quando entrò dentro. «Io non me ne andrò da questa casa, gnomo! Puoi farti leccare i piedi da quella scema di mia moglie e dai suoi amici satanisti, ma con me hai puntato troppo in alto, carogna!» La luce non c'era, ma se l'aspettava. Azionò la torcia LED e la puntò in avanti, illuminando ogni angolo, temendo e allo stesso tempo desiderando di scorgere il baluginare di quegli innaturali occhi argentati. Non trovò nessuno ad attenderlo. Rassicurato dal peso della scure, spostò il fascio luminoso sul pavimento. Grosse impronte bagnate procedevano sul parquet, formando una catena che si dirigeva verso la cucina. Tuttavia, Dennis immaginava che non fosse quella la destinazione finale, e aveva ragione. Le impronte piegavano verso la porta del seminterrato. Esitò qualche attimo sulla soglia. Apprensione e odio ribollivano dentro di lui come due sostanze che non riescono a miscelarsi. Non sapeva con chi o con che cosa si sarebbe trovato a scontrarsi. E si dava del pazzo da solo a ipotizzare che lì sotto, nascosto nel buio, ci fosse il personaggio di qualche fiaba russa. Ma il pensiero che quel figlio di puttana avesse rubato la sua collezione annullava ogni dubbio e riusciva a imporre un limite persino al terrore. Iniziò a scendere, gocciolando acqua piovana dai vestiti e dai capelli fradici. «Rivoglio la mia collezione!» dichiarò Dennis sostando a metà rampa, spostando la torcia. Nel cono luminoso comparirono simboli slavi e divinità scolpite nel legno, nonché la specchiera che stava nell'angolo a est, attorniata da icone e statuette. «Restituiscimela e forse si potrà discutere sulla tua permanenza qui!» Se le avesse pronunciate in qualunque altra parte della casa, quelle parole lo avrebbero fatto sentire un cretino. Ma nel seminterrato, i dubbi residui sulla possibilità che il domovoi esistesse si erano dissolti completamente. Ne avvertiva la presenza, sebbene non riuscisse a scorgerlo. «Mi hai sentito? Uno scambio. La mia collezione in cambio del tuo soggiorno in casa mia. Non so che cosa ti abbia promesso Camila, ma senza il mio permesso tu qui non ci resti. Quindi faresti meglio a...» Una mano forte gli ghermì la caviglia, sgusciando tra le sbarre del corrimano. E prima che Dennis potesse tentare di liberarsi, stava già perdendo l'equilibrio. Ruzzolò in un groviglio di arti fino alla base delle scale, atterrando con tutto il peso sul polso sinistro che si spezzò come un ramoscello, riversandogli un'accecante vampa di dolore dritta nella testa. Muggendo la propria sofferenza, Dennis si raggomitolò tutto tremante, il braccio stretto al petto, il respiro che gli usciva sincopato dai polmoni. Aveva battuto la testa più volte e gli sembrava che qualcuno l'avesse preso a martellate in diverse zone del cranio. La torcia doveva essersi spenta durante la caduta perché il suo alone luminoso era scomparso. Nel momento stesso in cui Dennis realizzava di essere al buio, gravemente ferito e vulnerabile, il bagliore di un fulmine sfarfallò dalle strette finestre, accendendo due occhi verdognoli proprio accanto a lui. Contrasse i muscoli per guadagnare le scale, ma due mani enormi gli si avvolsero ai polpacci, trascinandolo via con uno strattone verso il fondo della stanza. Avvertì la presenza di un oggetto allungato contro il fianco.
Trascure! Prima che venisse trasportato fuori dalla portata dell'arma, Dennis annaspò con il braccio sano, riuscendo ad afferrare il manico proprio all'ultimo istante. Altri barbagli di luce guizzarono dalle prese d'aria, ricalcando con una spruzzata d'argento la sagoma tozza, ingobbita e lanosa che lo trasportava tenendogli le gambe. «Lasciami, fottuto mostro!» Con un'enorme fatica, tentando di ignorare le fitte del polso fratturato, Dennis sforzò sugli addominali, menando al contempo un fendente con la scure. Non colpì niente, ma il domovoi lasciò andare la presa e le sue gambe ricaddero. Ansimando e con la nausea per il dolore, Dennis riuscì a rimettersi in piedi. Il buio era come un sudario, lo disorientava. Percepiva il domovoi che gli girava attorno, simile a uno squalo che ha fiutato il sangue. «Va via!» Menò colpi a casaccio, disperato. Muovendo la scure con un braccio solo, la potenza che poteva imprimere era nettamente inferiore al consueto. Percepiva lo spostamento d'aria prodotto dalla creatura che agile gli danzava attorno. Di sicuro vedeva il buio come un animale predatore. «Ridammi la collezione e me ne andrò se è questo che vuoi!» Altra luce di folgore irruppe nel seminterrato. Due occhi maligni si accesero al pari di catari frangenti verde-argento. I fulmini si susseguirono e nell'effetto stroboscopico che produssero Dennis poté vedere una sorta di nano gibboso con una lunga barba ispida che gli ricopriva il petto, andando ad arricciarsi a pochi centimetri dal pavimento. Sarebbe apparso come uno dei sette nani. Beh, se fosse stato Lovecraft a scrivere Biancaneve. Nel rapido alternarsi di luce e buio, il domovoi si fece avanti e nel farlo la sua anatomia si riplasmò come un pezzo di argilla modellato da innumerevoli mani invisibili, fino a quando le sembianze di nano non vennero soppiantate da quelle di un enorme lupo nero con i peli dritti sulla schiena. Urlando di orrore puro, Dennis indietreggiò menando colpi nell'aria con la scure, sperando che ciò bastasse a tenere a distanza quel mostro. Impattò con le scapole contro qualcosa che produsse un trambusto legnoso all'unisono con il tintinnio di tante bottiglie che fremono. La specchiera. Dal buio filtrò un ringhiare cupo di gola, un suono che ebbe il potere di torcere i nervi di Dennis al pari di una potente scossa elettrica e che quasi gli obnubilò la ragione. Tuttavia riuscì a conservare quel barlume di lucidità mentale per voltarsi, sollevare la scure e abbatterla sulle ante del mobile con quanta forza aveva in corpo. Alle sue spalle il ringhiare si trasformò in un lamento di acuto dolore, un verso a metà tra l'uggiolio di un animale e lo strillo di una persona. Senza perdere tempo a guardare, Dennis staccò la lama dell'attrezzo dalla specchiera e colpì ancora, più forte che poté. All'interno, le boccette di profumo trillarono. Il seminterrato si colmò di urla terrificanti, grugniti stridenti e muggiti assordanti, uniti al dibattersi di qualcosa di grosso che si contorceva sul pavimento, buttando all'aria tutto ciò che trovava sul proprio cammino. Ci fu il suono di un arazzo che si lacerava e il fracasso di soprammobili che volavano dappertutto. «Ti piace stare in casa mia, stronzo?» gridò Dennis, reso folle dal dolore, dalla paura e dall'odio. Spalancò le ante. «Bene, allora beccati questo!» La testa piatta e affilata dell'ascia si abbatté sullo specchio centrale. Il clangore di vetro infranto si mescolò al terrificante lamento del domovoi. «E questo?» Lo specchio dell'anta destra subì la sorte dell'altro. «E questo?» Il terzo specchio rigurgitò frammenti scintillanti sul pavimento. La scure si alzò più volte, affettando le modanature, facendo volare schegge di legno e pezzi di specchio. Come un invasato, Dennis continuò a colpire fin quando le forze gli vennero meno.
Tentò di sollevare la scure un'ennesima volta, ma dovette lasciarla cadere. Gli girava la testa e il polso fratturato pulsava da impazzire, dando l'idea di essersi gonfiato fino alle dimensioni di un pallone da rugby. Radunando l'energia residua, Danny si incuniò la mano dietro la specchiera, sbuffando e digrignando i denti. Il voluminoso mobile oscillò, si inclinò in avanti e quindi, imbrigliato dagli invisibili lacci della gravità, precipitò sul pavimento con uno schianto così potente da somigliare allo scoppio di una bomba. Da qualche parte venne un ultimo, straziante verso d'agonia, che poco dopo si spense nel silenzio rotto dalla pioggia e dal brontolio dei tuoni. Dennis barcollò sui pezzetti di specchio, attraversando il seminterrato e risalendo la rampa uno scalino alla volta, aggrappandosi al corrimano. Raggiunta la cucina, riuscì a comporre il 911 e chiedere l'intervento di un'ambulanza, prima di accasciarsi sul pavimento, privo di sensi. Ai medici aveva raccontato di essere molto confuso riguardo all'incidente che aveva reso necessario il suo ricovero. E non era una vera bugia. In quella stanza di ospedale, con l'odore del disinfettante, l'andirivieni di dottori e infermiere, l'idea che al mondo potessero esistere esseri come il Domovoi era a dir poco risibile. Come potevano cose del genere convivere con i social network, l'intelligenza artificiale e le missioni spaziali? Ma era sufficiente chinare lo sguardo sull'ingessatura che gli avvolgeva il polso sinistro, più le varie medicazioni per i tagli provocati dai frammenti di specchio, per darsi una risposta. Oltre alla rottura dell'ulna e del radio, aveva riportato ben 2 trami cranici, il che avrebbe notevolmente allungato la sua permanenza in ospedale. Così gli era stato anticipato. Dennis non se ne fece cruccio, ben felice di trovarsi a chilometri da quella casa maledetta. Erano già trascorse 48 ore dall'accaduto e Camila era venuta a fargli visita. Lui si era mostrato più sofferente e intontito di quanto non fosse, bofonchiando di un ruzzolone giù dalla scala e di un animale che si era introdotto in casa. Camila non aveva chiesto molte spiegazioni, ma Dennis non se l'era bevuta. Lei sapeva molto bene cos'era accaduto in quel seminterrato. Per quel che lo riguardava, il matrimonio era finito. Non intendeva trascorrere un solo attimo in compagnia di una strega capace di evocare demoni, affiliata a un culto di fanatici nazionalisti sovietici. Anzi, non era da escludere che le sue sventure fossero state architettate. Forse Camila era solo una pedina che eseguiva gli ordini di qualcun altro, per esempio Victor Stavos. Di sicuro a quella specie di Rasputin non doveva piacere il fatto che una delle sue adepte era sposata con un cristiano, anche se Dennis lo era solo sulla carta, dal momento che, escludendo il giorno del matrimonio, non metteva piede in una chiesa da molti anni. Forse, molto più semplicemente, a Victor stava sullo stomaco che Dennis non potesse vantare un qualche antenato che viveva nella steppa o che avesse partecipato agli spargimenti di sangue della rivoluzione d'ottobre. Beh, se quel tipo voleva Camila, che se la tenesse pure. Con lei non aveva ancora discusso, ma niente l'avrebbe fatto recedere da quel proposito. Non appena dimesso, era sua intenzione riempire la valigia con i pochi averi che ancora non puzzavano di urina di mostro, ficcarsi nel primo albergo, da lì telefonare al suo avvocato per iniziare le pratiche del divorzio. Non gli importava di quanti soldi avrebbe dovuto sborsare. Voleva mettere più miglia possibili tra sé e quella banda di sciamani pazzi. Stava consumando un pasto scondito a base di spezzatino, minestra di verdura, riso e purea di mela, con aperta di fianco un'edizione del Salem News. Le foto delle 3 vittime del killer dell'acqua, come i cronisti le avevano ribattezzato, gli sorridevano gioiose da sopra l'articolo a loro dedicato. Era così immerso nella lettura che non si accorse che qualcuno era entrato nella stanza,
fino a quando non avvertì una presenza accanto a sé. Alzò lo sguardo e incontrò il viso serio di un agente di polizia. Ci fu un attimo di silenzio. Poi Dennis strizzò gli occhi. Merda. Già, amico. Convenne il poliziotto, sollevando una busta trasparente che conteneva uno spillone identico tanto a quello che Veronica Lang portava tra i capelli quanto a quello che Dennis custodiva nella sua collezione. Non avrei saputo dirlo meglio. Una fitta nevicata calava silenziosa oltre i vetri delle finestre, mentre Camila apriva il rubinetto del suo samovar elettrico. La zavarca colmò la tazza sottostante. In un vassoio d'argento mise alcuni dolciumi, che trasportò attraverso la porta del seminterrato. Solo fino a pochi mesi prima era ridotto a uno stato pietoso, ma adesso tutto era tornato come un tempo, e tale sarebbe rimasto. Nell'angolo a est, l'antica specchiera donatale da Olga Pavlova si ergeva con la fierezza di un soldato che riesce a raggiungere i compagni dopo che l'avevano dato per morto sul campo di battaglia. Il restauro di Victor era stato così meticoloso e accurato che lo si notava solo da vicino, guardando con molta attenzione. Peccato che anche la memoria delle persone non potesse essere sottoposta a restauro, in modo da ricoprire e cancellare i ricordi più dolorosi. Dentro di lei si agitavano emozioni che mai avrebbe creduto di provare in vita sua. Lo sgomento, l'assoluta incredulità, l'orrore di aver condiviso il letto con il tipo di mostro più pericoloso, quello dalle sembianze umane. Solo a ripensarci si sentiva sudicia e contaminata. Le veniva voglia di restare sotto la doccia e lavarsi fino a scorticarsi la pelle. Tra il periodo del fidanzamento e del breve matrimonio era stata con Dennis Redar per 2 anni e non aveva mai colto il benché minimo segnale che sotto le apparenze si celasse una tale brama di crudeltà. Non si trattava della temporanea cecità che cala sugli occhi e sui sensi degli innamorati. Pure gli amici, i colleghi e chiunque avesse avuto modo di conoscerlo aveva ricevuto uno shock nell'apprendere che era stato lui ad aver violentato Tilly Hutchinson, Aisha Salib e Veronica Lang, per poi annegarle infliggendo loro una delle morti più atroci. Prima ancora, quando abitava nel Maine, aveva fatto lo stesso con altre 8 donne. Camila immaginava che Dennis non avesse dovuto fare un grande sforzo per approcciarle. Era un uomo piacente, ma soprattutto sapeva essere accattivante e simpatico. E di certo nessuna delle sue vittime lo aveva reputato una minaccia, fino al momento in cui era stato troppo tardi. A ognuna di loro aveva rubato qualcosa, un trofeo, un oggetto che forse loro stesse consideravano insignificante, ma che per Dennis aveva acquisito un grande valore simbolico, la prova delle sue abilità di cacciatore. Il giorno in cui, aiutata da Victor Stavos e altri membri della sua comunità religiosa, aveva ripulito la casa, aveva notato che in uno dei cassettini della specchiera, mescolati al suo kit per il trucco, c'erano una serie di oggetti che non le appartenevano. Nello studiarli le si era gelato il sangue, riconoscendo il bellissimo spillone per capelli di Veronica Lang e gli orecchini a forma di granchio che comparivano in tutte le foto di Tilly Hutchinson. Aveva infilato in un sacchetto tutti gli oggetti che sapeva non suoi e si era recata alla polizia, sperando fino all'ultimo che non dessero conferma al terrore che le corrodeva le viscere, che le dicessero che quella roba somigliava soltanto agli effetti personali delle vittime del killer dell'acqua. Purtroppo era andata diversamente. Nel corso delle settimane i sospetti erano diventati prove sempre più schiaccianti.
Dennis era originario di Bangor, nel Maine, città che era stata teatro dei primi crimini attribuiti al killer dell'acqua. Le impronte digitali e il DNA delle vittime erano stati rinvenuti sugli oggetti in suo possesso e il materiale genetico di Dennis corrispondeva a quello trovato sotto le unghie di Aisha Salib, che evidentemente era riuscito a opporre una vana resistenza prima che l'assassino le tenesse la testa sott'acqua. Il suo ruolo di consulente finanziario lo aveva messo in contatto con molta gente, spesso giovani donne che intendevano aprire un'attività e desideravano una guida nell'intricato mondo fiscale. Quasi tutte le vittime erano state sue clienti, persone che si fidavano di lui e che non avevano avuto alcun sospetto quando se l'erano visto comparire di fronte fuori dall'orario di lavoro. Ulteriore motivo di sconcerto per Camila fu quando seppe che la polizia non aveva minimamente preso in considerazione il fatto che gran parte delle assassinate avevano lo stesso consulente finanziario, perché miravano proprio alla comunità della fede slava. Si basavano sul fatto che due delle vittime, una musulmana e una di origini asiatiche, combaciassero con i bersagli tipici degli estremisti di tale corrente neopagana. Inoltre, i delitti erano avvenuti a cavallo di importanti festività celebrate dalla rodonoveria, senza contare che si erano persuasi che l'annegamento facesse parte di un qualche rituale. Avevano già il mandato per perquisire la casa di Victor Stavos e altri fedeli, quando Camila si era recata dalla polizia fornendo prove inoppugnabili dell'innocenza dei compagni e della colpevolezza di suo marito. Ovviamente, ma questo agli agenti non l'aveva detto, il merito non era suo. Lei non aveva mai avuto il minimo sospetto riguardo a Dennis. Persino adesso una parte di lei non riusciva a credere che fosse un serial killer. E di certo non avrebbe mai immaginato che i pezzi della sua collezione fossero oggetti sottratti a donne uccise. Aprì le ante della specchiera. Le superfici riflettenti erano state sostituite e poté osservarsi mentre avvolgeva i dolciumi in un panno bianco. Lo fece con lentezza. Ogni suo gesto esprimeva devozione e gratitudine. Fin da bambina le erano state raccontate favole dove i domovoi difendevano e proteggevano la famiglia che le ospitava, ma non avrebbe mai creduto di diventare protagonista di una di quelle leggende. Tutto aveva un senso adesso. Lo spirito che dimorava in quella specchiera doveva aver avvertito subito la malvagità di Dennis. Non si era lasciato abbindolare dalla sua simpatia o dall'aspetto piacevole. L'aveva visto per ciò che era veramente, un essere viscido che godeva della paura e della sofferenza altrui. Il domovoi aveva combattuto pro aris et focis, come dicevano i latini, per la sua casa e la sua famiglia. Спасибо, дедушка. Fatta la sua offerta, Camila risalì al piano di sopra. L'eco dei suoi passi ancora non si era spento, quando le ante della specchiera, con solenne lentezza, si chiusero da sole.